Sì, allora, sono tre opere che nascono da un'ispirazione comune, che è quella di indagare o cercare di ricostruire la storia italiana recente. La mia idea di fondo era quella di fare della genetica, no? Dell'immaginario italiano, cioè capire come si è formato un certo immaginario italiano e come si è sviluppato. Quindi sono andato nella storia recente e ho colto dei momenti che mi sembravano significativi. In sostanza, Football Bailado parla del calcio anarchico, parla di Pasolini, parla degli anni 70 e parla di quel momento in cui si è rotto il legame fra governati e governanti. In sostanza, le stragi, le bombe, la mancanza di colpevoli, perché non si sono trovati colpevoli, hanno rotto quella fiducia che c'era comunque negli italiani verso lo Stato, verso le istituzioni statali. E praticamente io parlo di una perdita dell'innocenza. L'Italia ha conosciuto un momento di grande sviluppo negli anni 50-60 che si è interrotto con questo momento storico. La morte di Pasolini, in questo senso, per me è simbolica, no? Di questa perdita dell'innocenza. Io, in sostanza, prendo una tesi che era stata portata avanti da Giuseppe Zigaina, che Pasolini ha voluto la sua morte, in qualche modo programmata. Ovviamente non è una tesi che io sosterrei a livello storico, anzi penso che proprio non sia andata così, però a livello romanzesco, poetico, è qualcosa di straordinario. Un poeta che vede un cambiamento così forte nel paese in cui vive e che decide in qualche modo di suicidarsi, è una grande cosa. E quindi cerco di raccontare questo aspetto, no? Questo aspetto della vita italiana, dell'immaginario italiano, quando si spezza un legame. Il libro successivo, che è questo qua, Tutto il mondo voglio di ballare, non lo dico in francese perché potrei in un modo talmente ridicolo che non mi va, e Tutto il mondo voglio di ballare invece racconto il periodo successivo, in sostanza il periodo degli anni 80, che io ho vissuto personalmente, anche se i personaggi che ho descritto sono un po' più vecchi di me, e ho raccontato gli anni 80 proprio perché era un periodo che nella letteratura italiana non è stato raccontato. In realtà è un periodo estremamente ricco, dove quel legame che si era spezzato negli anni 70 torna in qualche modo a ricostruirsi con molta fatica, ma in un cambiamento molto deciso, no? Della società italiana, no? Dal momento così pubblico degli anni 70 si passa a un momento più personale degli anni 80. Infatti questo romanzo è costruito come racconti, uno potrebbe leggere anche i racconti in modo sfalsato e sono ognuno in un periodo, momento preciso, un luogo preciso, no? Degli anni 80, proprio per raccontare sono questi momenti che sono di solito epifanici, che sono di solito legati a un momento di verità individuale che viene raccolta in un certo senso attraverso una spesa personale. Ecco, bisogna spendersi personalmente per riuscire ad arrivare a conoscere qualcosa di sé. Nell'altro libro, l'ultimo della trilogia, è La legge dell'odio, Le Noir et le Rouge, questo posso forse dirlo, almeno in francese, Le Noir et le Rouge invece racconto la storia di un neofascista, è una storia sommersa anche proprio nell'immaginario italiano. E tutto è partito da una foto che ho visto, che era degli scontri di Valle Giulia, no? Del 1968, cioè l'inizio della contestazione italiana, quando ci sono, è una foto che è diventata una sorta di manifesto dell'epoca, veniva appeso nelle stanze, no? Quindi c'è le scalinate della facoltà. Ci sono i celerini che stanno arrivando e ci sono poi tutti questi studenti pronti al combattimento. È stato il primo combattimento con le forze dell'ordine. E nella prima fila c'erano dei neofascisti. E questa cosa mi ha molto colpito, ma anche turbato. Mi sono chiesto perché c'erano questi neofascisti, cosa stava succedendo. E qui il romanzo è un modo, insomma, per raccontare questa storia sommersa, perché mi sono accorto che, per esempio, del fascismo, del neofascismo, io personalmente non ne sapevo nulla. E quindi sono andato a ricostruire questa storia ed è in qualche modo la storia sommersa, la storia che sta sotto l'Italia. In questo senso sono tre romanzi che hanno un'ispirazione unitaria. All'inizio io non li ho pensati come trilogia, nel senso che mi è venuto un romanzo, poi mi è venuto un altro romanzo, poi mi è venuto un terzo romanzo. I romanzi vengono così, in qualche modo, non è che né li chiami, né li progetti troppo. Mi rendo conto sempre di più che chi scrive un romanzo deve seguire una propria spinta, una sorta di necessità per scrivere una cosa e non può progettarla troppo.
adesso esco da un periodo in cui ho progettato troppo le cose che scrivevo e invece ho capito che non devo progettarle e devo lasciarle venire come vengono. Ecco, quindi non ho progettato, mi sono venuti, ma mi sono accorto dopo che li avevo finiti che effettivamente avevano un forte senso unitario. No, scrivere non è. Ci sono molti che dicono che è bello scrivere, scrivere non è facile, è una cosa che ti turba dentro profondamente. Quando scrivo piango, rido, mentre sono cose, sono sempre depresso, quando esce il libro sono depresso, sto male fisicamente, non è una bella roba. Io dico sempre che ognuno sceglie il suo tipo di infelicità e io ho scelto questo tipo di infelicità, me la tengo stretta perché poi non penso che ci sia un'infelicità migliore o peggiore delle altre. So che questo è il mio particolare tipo di infelicità, ci sono affezionato, mi piace. E quindi sono contento, alla fine io sono contento, però scrivere è faticosissimo, perché poi vuol dire esporsi, perché vuol dire entrare dentro a un dolore tuo personale, anche una gioia tua personale, e cercare di definirla con le parole, cercare di trovare le parole perfette che la definiscono, cercare di trovare la frase che sia esatta, che non tradisca esattamente quello che vuoi dire, e vuol dire studiare molto, fare un esercizio costante di empatia, cioè nel senso che quando scrivo un romanzo io sono empatico col mondo, quindi sento tutte le sofferenze del mondo, non riesco neanche a camminare per strada. Perché se vedo una persona che soffre sento la sua sofferenza, quindi diventa una cosa veramente faticosa. Però come dicevo prima, ci sono sicuramente delle infelicità peggiori di questa e io mi tengo la mia. Insomma. Allora, i romanzi che scrivo si occupano appunto della storia e cercano di ricostruire dei periodi storici, diciamo del recente passato. E in questo tipo di ricostruzione, ovviamente metto parte della mia esperienza personale, ma proprio una minima parte. La maggior parte del lavoro invece è un lavoro fatto d'archivio e di documentazione. Io credo molto alla documentazione. Per fare un esempio, l'unico romanzo in cui io ho vissuto il periodo è appunto Tutto il mondo ha voglia di ballare, questo romanzo qua, e dove i miei personaggi hanno 3 anni più di me, che vuol dire molto a quell'epoca, però io gli anni 80 li ho vissuti, ero più piccolo, ero un ragazzino, però li ho vissuti. E avevo una certa idea degli anni 80, mia personale, che passava ovviamente attraverso tutte le mie frustrazioni adolescenziali, depressioni adolescenziali, tristezza adolescenziale, quindi ho visto gli anni 80 sempre in forma abbastanza negativa, perché io li ho vissuti oggettivamente male, anche bene, ma però insomma anche male. E se avessi dovuto raccontare la storia degli anni 80 dal mio particolare punto di vista, sarebbe venuta fuori una storia molto diversa da questa storia qua. Quello che secondo me invece deve fare uno scrittore costantemente è uscire dal proprio punto di vista e accogliere i punti di vista su un certo periodo, accoglierli tutti è impossibile, però diversi punti di vista su un periodo. Io penso sempre che uno scrittore dovrebbe ricordarsi la discussione più violenta che ha avuto con un familiare, per esempio, con delle persone care, no? Che a volte si capita che si discute in modo molto molto forte, si è assolutamente convinti delle proprie ragioni. Ecco, dovrebbe pensare a questa discussione e mettersi nella testa dell'avversario, della persona che si è odiata, della persona con cui si è avuta questa disputa molto molto violenta, e solo quando messo nella testa dell'altro si convince delle sue ragioni e pensano che sia più giusta delle proprie, in quel caso si può scrivere, perché è un esercizio di appunto empatia e di punto di vista. E quindi quando ho pensato di scrivere questo romanzo, avevo pensato di mettere molta parte biografica e in realtà mi sono accorto che appunto aveva questo problema, che era un punto di vista troppo limitato. Così ho deciso di eliminare la mia esperienza personale e di ricostruire questi anni attraverso la documentazione. Io ho letto intere annate di Repubblica, Corriere della Sera, dell'Espresso, eccetera, eccetera.
E quindi ho ricostruito proprio questo periodo attraverso i vari punti di vista che lo componevano e mi sono accorto che gli anni 80 erano molto molto diversi da come li avevo vissuti io e da come li avevo immaginati io. Erano molto più ricchi, erano molto più vivaci, c'era molta più energia, c'era una vita straordinaria, pur con tutti i problemi che erano legati a quel particolare periodo. E in generale, in tutti i libri che scrivo, faccio questo sforzo di uscire da me e cercare di raccontare quello che racconto attraverso questa polifonia di punti di vista. È un romanzo di formazione, questo è indubitabile. E credo che ogni romanzo di formazione, ogni romanzo che racconti come un ragazzo diventa un uomo alla fine, quali sono le traversie attraverso le quali arriva a trovare il suo posto, il suo luogo, no, nella società, e non è una cosa facile. Per me è stato particolarmente faticoso, e per molti è faticoso, per altri diventa più facile, però insomma. Però c'è sempre appunto questo contrasto, no? C'è questo conflitto, no? Tra ciò che si è dentro e ciò che è la società fuori. Beh, il maestro ovviamente del romanzo di formazione era Stendhal, no? Dove gli ideali napoleonici, per fare un esempio, erano passati e quindi i personaggi, diciamo, napoleonici dentro, che credono insomma a una certa visione del mondo, sono costretti a vivere nella restaurazione, c'è un conflitto, no? Quindi come faccio io che sono dentro così a vivere in un mondo che non mi vuole così come sono? Credo che molti ragazzi, molti adolescenti vivano questo problema tra una sorta di purezza, una sorta di idea di sé e il mondo che sta intorno, che ovviamente è oggettivamente un tipo di mercato, un tipo di mondo del lavoro, un tipo di relazioni familiari, eccetera, eccetera, che non sempre sono lì a spingerti verso le tue propensioni, ma spesso ti spingono verso altre strade, insomma. Ecco, in questo senso questo è un romanzo di formazione di tre ragazzi che si trovano appunto a passare dall'adolescenza all'età adulta senza punti di riferimento. Ecco, quello che secondo me era cambiato molto tra gli anni 70 e gli anni 80 era proprio questo, che l'educazione personale, la formazione personale era lasciata alla buona volontà o al bricolage, diciamo, esistenziale di ognuno, no? Ogni persona doveva inventarsi la propria strada. Negli anni 70 tutto era molto più politicizzato, tu entravi dentro, c'erano dei gruppi ben precisi, c'era un'Italia che era molto classica, nel senso che c'era o la Democrazia Cristiana da una parte o il Partito Comunista dall'altro, più o meno entravi nelle due cose, ma tutte le loro organizzazioni, le loro banche, i loro centri ricreativi, c'era tutto un mondo che girava intorno a qualcosa di molto molto hard, molto solido. Ecco, negli anni 80 tutto questo comincia a sgretolarsi, non è così facile trovare, e il mondo cambia completamente, no? Insomma, 79 Thatcher, 80 Reagan, diciamo, un certo tipo di economia, un certo modo di pensare l'economia diventa fondamentale. Quindi i ragazzi erano abbastanza soli, dovevano inventarsi da soli la loro educazione sentimentale, la loro educazione alla vita. In questo senso, credo che chiunque abbia sperimentato veramente una sorta di educazione, abbia cercato di formarsi, abbia sperimentato per forza di cose una caduta. Sarebbe bello dire che tutto va dritto sempre, in realtà, le cose non vanno dritte quasi mai come uno vorrebbe. Vanno dritte raramente, la maggior parte dei casi bisogna adattarsi, in certi casi si fanno anche dei grandi errori, si fanno degli errori grandi, si ama chi non si deve amare, eccetera, eccetera. E quindi ecco, questi conflitti generano spesso appunto una caduta, un momento in cui diciamo, c'è un risvegliarsi di fronte alla realtà che implica una presa di coscienza più profonda di sé. Ecco, credo che ovviamente mentre le vivi queste cose ti turbano, ti fanno star male, piangi, eccetera, eccetera, però è anche vero che se riesci a superarle poi ti danno una forza ulteriore, che non c'è una vera conquista di sé senza questo tipo di dolore, senza questo tipo di conoscenza, senza questo tipo anche di amore. Ecco, credo che ci sia bisogno anche di sbagliare per riuscire a essere quelli che si è, per riuscire a capire meglio i contorni di chi si è. Pasolini è molto importante. Come dicevo prima, la sua morte l'ho vista come quasi una forma rituale, no? Che concludeva e completava un certo periodo storico, no? Della storia italiana. Poi
Pasolini è il poeta della contraddizione, il poeta dell'ossimoro. La figura retorica più utilizzata nelle poesie di Pasolini è l'ossimoro. La stessa, una delle formule per cui è diventato famoso, che la disperata vitalità è un ossimoro, no? Perché una vitalità dovrebbe essere piena di speranza. Se uno è vitale, come fa a essere una vitalità disperata? In generale Pasolini era il poeta della contraddizione. È celebre la sua poesia Le ceneri di Gramsci, no? Dove davanti alla tomba di Gramsci dice che è con lui con la ragione, ma è contro di lui con le viscere. Viveva questa contraddizione, no? Tra l'essere dentro un certo tipo di razionalità o dialettica storica e di parteciparne veramente, e d'altra parte vivere nelle viscere una vita completamente diversa. Credo che in generale uno scrittore debba far così, cioè deve vivere la realtà con queste due forze diverse, che sono la ragione e le viscere, e spesso sono in contraddizione. Ecco, Pasolini era il poeta di questa contraddizione fortissima che lui sentiva fisicamente l'urto dei tempi, sentiva fisicamente i cambiamenti sociali che c'erano nell'Italia degli anni 70, sentiva fisicamente la vita che urgeva ovunque, nelle partite di calcio, nella vita di borgata. Era un poeta che riassumeva proprio nel suo corpo tutte le contraddizioni dell'epoca. E è molto bello perché, per esempio, in una sua celebre intervista lui diceva di essere uno spirito mozartiano, no? Di essere quindi una persona leggera a cui piaceva la musica, gli sarebbe piaciuto, come Mozart, vivere una realtà leggera e delicata. In realtà diceva, però i tempi non mi permettono di essere così, no? Per cui era un animo di un certo tipo in cui i tempi non gli permettevano di vivere la vita esattamente come voleva, quindi c'era quest'urto. Per ritornare al discorso di prima, era un romanzo di formazione sempre in divenire, perché c'era sempre una contraddizione fra sé e quello che viveva esternamente. E poi Pasolini aveva anche quest'altra dote che è stata abbastanza raccontata, che era quella della profezia, no? Di riuscire a essere abbastanza profetico, no? rispetto al mondo che viveva. Per esempio, una delle cose che a me ha colpito e cui nel libro che ho scritto ne parlo abbastanza diffusamente è la storia dei Turks dal Friuli, i turchi nel Friuli, una pièce teatrale che lui scrive durante la guerra, quando il fratello Guido è partigiano ed è a Porzus. Il fratello Guido verrà poi ucciso a Porzus, però non verrà ucciso dai nazisti, nemmeno dai fascisti, verrà ucciso dai comunisti. Cioè, ci sarà una spedizione di un gruppo di partigiani comunisti che andrà a uccidere altri partigiani che erano di ispirazione politica diversa. Quindi Guido in qualche modo muore in un primo momento di quella guerra civile a bassa intensità che si svolgerà negli anni successivi in Italia. Quindi anche la sua morte è molto indicativa, è molto simbolica, molto importante. Comunque Pasolini in questo periodo, mentre il fratello è sui monti da partigiano, scrive Turks dal Friuli, dove racconta una vicenda che si svolge nel 1499, quando i turchi arrivano in Friuli e ovviamente facendo stragi, stupri, distruggendo tutto quello che trovavano. E nella commedia ci sono due fratelli, uno decide di rimanere nel paese, l'altro decide di andare a combattere. Esattamente lo scenario è quello dell'occupazione, i turchi sono come i nazisti, l'Italia è occupata, il Friuli è occupato dai turchi, l'Italia è occupata dai nazisti, due fratelli, uno decide di andare a lottare e l'altro decide di rimanere a casa, e il fratello che va a lottare, esattamente come Guido, muore. Quindi lui scrive una commedia che in qualche modo vede già la morte del fratello a Porzus. Ecco, Pasolini aveva questa ipersensibilità rispetto alla realtà, sentiva così ferocemente le contraddizioni, le viveva in modo così, così disperato e così vitale, che era in grado addirittura di sentire così intensamente la realtà da prevederla, aveva un'accelerazione del senso della realtà. Ecco, è chiaro che Pasolini in questo senso diventa, non so, il prototipo dello scrittore, ecco, il prototipo di chi scrive, nonostante io poi sia lontanamente molto, cioè io sia molto diverso da lui, ma proprio abissalmente diverso, perché scrivo romanzi di un certo tipo costruiti in un certo modo, mentre lui era, secondo me, molto più legato alla poesia, e secondo me le cose più belle che ha fatto sono in poesia, nemmeno nel cinema, ma nella poesia.